Stato. La più cordiale buonasera agli amici del basket sintonizzati, decima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Omnia Pavia che ospita la Gordon Nuova Pallacanestro Olginate, Omnia che perdurando le problematiche di infiltrazione acqua al Parlavezza è costretta ad emigrare in provincia e affronterà il match odierno nella inedita cornice del Pala Oltrepò di Voghera, ovviamente una struttura più recente ma anche con capienza minore e quindi i tifosi che sono venuti al seguito comunque garantiscono Fabio un buon colpo d'occhio. Sì, buonasera a tutti intanto, è una, diciamo, una serata particolare, come ha detto Paolo, Pavia oggi dovrà essere in grado di battere una squadra comunque ostica come Olginate in un palazzetto che non è suo, quindi dovrà abituarsi fin da subito ad utilizzare i ferri del Pala Oltrepò. In effetti è una delle incognite, Pavia che comunque deve sicuramente andare sull'onda lunga della prima vittoria in trasferta al campus di Varese la scorsa settimana. I ragazzi di Pat Baldiraghi hanno finalmente rotto il ghiaccio, un digiuno che durava da molto tempo, dal 30 di gennaio del 2019, squadre che si radunano attorno ai rispettivi coach. Per Pavia c'è un'assenza importante visto che causa influenza, capitan Nicolò Benedusi è rimasto a casa, non è nemmeno convocato, al suo posto ci sono i due under Arnone e Botteri e il capitano sarà ovviamente il nostro play di scorta Pippo Fazioli. Squadre che si schierano agli ordini dei signori Ragionieri di Bologna e Foschini di Russi in provincia di Ravenna, quindi vedremo come Baldiraghi deciderà di rimpiazzare nei primi cinque Benedusi, se opterà per Liberati spostando probabilmente Momo Touré nello spot di numero 3, anche perché c'è da controllare il pericolo numero 1 Fabio Bugatti, under a disposizione di Olginate che è il top scorer della truppa comasca con oltre 12 punti e mezzo a partita, anzi comasca lecchese, perdonatemi questo lapsus geografico. Quindi ribadiamo le formazioni, per Pavia sono Venucci Touré, Spatti Gloria, Fazioli, Nasello, Mazzoleni, Liberati, Dessì, Arnone e Botteri. Quanto riguarda la Gordon Olginate, guidata da uno dei santoni delle panchine a questo livello, dal 61enne Massimo Meneguzzo, milanese con una lunghissima carriera a questi livelli. Abbiamo Basile, Donadoni, Bugatti, Rattalino, Tagliabue, Bedin, Gorreri, Manetti, Gatti, Mentonelli, Butta, Chiappa. Tutto pronto, il Pala Oltrepò che si è riempito, sono vuote per la verità le due curve ma la tribuna di fronte alle panchine comunque ha un buon colpo d'occhio. Ora vediamo le scelte degli allenatori, vediamo, per Pavia ha cambiato ovviamente Gloria, Momo Touré, Alessandro Spatti, quindi confermata la coppia di lunghi e in effetti sembra pronto a partire nei primi cinque Davide Liberati, quindi abbiamo azzeccato la previsione. Davide Liberati che è sicuramente apparso in crescita, anche se il vero Liberati non siamo ancora riusciti a vederlo. Speriamo che in questa partita anche questo mini sortilegio che vede finora il giocatore di Venturina abbonato a cifre che sicuramente non gli sono proprie, se vediamo se appunto riuscirà a sbloccarsi. Per quanto riguarda Olginate, Meneguzzo sceglie Basile, sceglie la coppia di lunghi capitan Tagliabue e Rattalino, sceglie il numero 3 Bugatti e sceglie Donadoni, quindi anche per il coach milanese scelte assolutamente consolidate, si va con i tradizionali suoi 5 pretoriani. Tutto pronto per partire, ora davvero si comincia. Rattalino e Mirko Gloria vanno a saltare per il primo possesso di questo match. Contesa vince Rattalino e Donadoni controlla il primo pallone, su di lui va a spendersi in marcatura Davide Liberati mentre Venucci è accoppiato a Basile, palla nelle mani di Donadoni che punta Liberati, chiude il palleggio, è costretto a forzare una conclusione, la manda molto corta, comodo il rimbalzo controllato da Mirko Gloria, c'è il primo possesso offensivo per Pavia.
Spatti riceve il consegnato a Venucci, che chiude il palleggio, va da Liberati. Liberati che lavora in palleggio, c'è il cambio difensivo, Liberati che spara un tiro in faccia a Tagliabue, sbaglia, rimbalzo controllato da Rattalino, Gordon che può attaccare in transizione con Basile che va fino in fondo, scarica per Tagliabue, fuori per Rattalino che va a realizzare da due punti, quindi primo vantaggio per Olginate. Dobbiamo anche noi abituarsi ad avere un riferimento, il tabellone non è in una posizione particolarmente comoda rispetto alla nostra cabina di commento, quindi comunque primo vantaggio per Olginate, la penetrazione con scarico di Venucci per la tripla aperta che Alessandro Spatti va a mettere, fondamentale la confidenza che Pavia avrà con il tiro dai 6-75, Pavia che ha letteralmente sbriciolato la zona varesina nell'ultimo match. C'è un cambio per la rimessa, ad occuparsene sarà il numero 3, Fabio Bugatti, giocatore di classe 1998, quindi ancora under, al secondo anno di permanenza in maglia Olginate. Pavia che prova ad allungare a tutto campo la propria difesa. Ora c'è un cambio difensivo con Momo Touré che va ad occuparsi proprio di Bugatti, il palleggio, il blocco alto di Tagliabue, parte di mano sinistra Basile, poi viene chiuso dalla difesa pavese, c'è un cambio difensivo, ora Basile contro Spatti, c'è l'alto basso però trovato e ben giocato da Rattalino con Tagliabue per due punti comodi sul cambio difensivo della difesa di Baldiraghi. Nuovo sorpasso, avanti Olginate 3-4, il consegnato, il gioco 2 fra il tocco di Basile sul palleggio di Venucci, c'è rimessa in zona d'attacco per l'Omnia con 11 secondi per chiudere il possesso. Momo Touré ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco, va da Venucci, anche in questo caso c'è un cambio difensivo, Venucci viene concesso dello spazio, il giocatore di San Vincenzo sbaglia la conclusione da fuori, rimbalzo controllato da Basile che riparte, ora è accoppiato a Momo Touré, gli spara una tripla in faccia, sballata, rimbalzo comodo controllato da Mirko Gloria, Pavia può ripartire, 7-50, c'è il tentativo di innesco interno per Spatti, c'è un tocco con il tacco, gli arbitri ritengono che il tocco sia stato dello stesso Spatti, quindi non resettano il cronometro, si prende una soluzione in transizione Alessio Donadoni e va a realizzare, quindi 3 per chi attacca, 6 per chi si difende, 7-32 per completare il primo quarto, Olginate che sta colpendo in transizione. Touré per Venucci, il cambio difensivo, c'è Rattalino che esce forte sul regista senese, Gloria che va a bloccare per Liberati che va al ferro dopo aver saltato la prima linea difensiva ospite. I primi due punti per Davide Liberati, molto importante che Davide prenda confidenza anche nella situazione in cui dovrà attaccare il ferro. La ricezione di Basile, marcato da Touré, Basile spara un'altra tripla molto forzata, termina corta, Basile che chiede ai signori emiliani un tocco che evidentemente non c'è. 5 per chi attacca, 6 per chi si difende, 6-56 e noi andiamo per la prima volta in questo match a coinvolgere Fabio Sacchi. Palla a Touré, aspetta l'uscita di Venucci che attacca subito e canestro e fallo di Mattia Venucci. Abbiamo visto come la difesa di Olginate cambi sul pick and roll e aiuti forte proprio su Mattia Venucci che in questo caso è riuscito nella penetrazione, ha preso di infilata Rattalino e ha appoggiato a canestro subendo anche il fallo. Ora il primo cambio, entra il numero 5 Mentonelli, esce proprio Giuseppe Basile, 7-6 per Pavia e Venucci che realizza anche il tiro libero supplementare. Ora è proprio Mentonelli a portare palla nella metà campo offensiva avversaria, marcato proprio da Venucci, esce Bugatti che aspetta l'uscita a sua volta di Donadoni ma riceve Mentonelli, spara da tre punti, errore e rimbalzo di Spatti, subito Venucci per Liberati, blocco di Gloria, Liberati lo ritrova sotto canestro contro Donadoni, un mismatch e ecco i due punti di Mirko Gloria, ottima soluzione, ottimo l'assist di Liberati che ha cominciato molto bene questa partita, sicuramente importante anche perché tutta la difesa è sempre flottata su Venucci. Ora il numero 3 Bugatti, scarico per Rattalino, Tagliabue, circolazione
Maldestra però palla persa e Venucci si scatena in contropiede, terzo tempo con scarico per Touré che attacca in uno contro uno nel mismatch contro Rattalino, ancora Touré, altro uno contro uno e fallo proprio di Rattalino. Anche lucrare questi falli è sicuramente importante. E primo time out, ecco, secondo tra l'altro di Rattalino, primo time out di giornata per coach Meneguzzo. Ecco Paolo, una Pavia che ha iniziato molto bene, anche se ha subito i primi 6 punti, era andata sotto 6-2, però c'è da dire che gli ospiti hanno corso molto in contropiede ed è una soluzione che proveranno. Venucci raddoppiato sempre, è l'importante è trovare altre soluzioni, Liberati si è fatto trovare pronto, Touré adesso ha trovato un fallo. Sì, abbiamo visto come la difesa di Meneguzzo cambi sistematicamente, quindi è importante che Pavia senza fretta legga le situazioni e vada a cercare i mismatch. Abbiamo visto prima la situazione di Gloria, abbiamo visto al di là appunto poi un buon recupero difensivo che ha consentito di andare in campo aperto. È chiaro che è importante che Pavia, quando abbiamo detto in fase di commento, sfrutti l'onda lunga. Indubbiamente a Varese qualcosa è successo e può davvero aprirsi, speriamo tutti, un nuovo capitolo in questa stagione. Pavia, rispetto alle partite in casa a cui eravamo abituati, è partita sicuramente più in confidenza, più in fiducia, con meno timori, attaccando con pazienza, e abbiamo sottolineato come Davide Liberati sia stato comunque efficace. A Liberati chiediamo giocate intelligenti, giocate come quelle che ha fatto in questo caso, quindi ora c'è rimessa in zona d'attacco per Pavia che può attaccare avanti di 4, 5.45 per andare a bruciare il primo pit stop. La rimessa di Liberati, la ricezione di Venucci sul quale lavora forte in anticipo, e ovviamente appena abbiamo chiesto una giocata intelligente, infrazione di 5 secondi, Liberati, un giocatore della sua esperienza, deve tirare il pallone addosso a un avversario e evitare questa infrazione di 5 secondi. Baldiraghi, gesto di stizza assolutamente comprensibile. Ripartiamo con Basile che si muove in palleggio. L'uscita di Bogatti, sul quale va molto bene in anticipo Touré a negare la ricezione, riceve invece Donadoni che si spazia, va a prendersi una soluzione dal palleggio, una finta con Spatti, fa un ottimo movimento, giocatore ex Omegna, Spatti va sulla finta, lui va all'appoggio, quindi Gordon Olginate che torna a fatturare, 10 per chi attacca, 8 per chi si difende, Spatti molto fuori, va da Touré. Gloria che va a prendere posizione, anche in questo caso c'è un mismatch che andrebbe imbeccato. Venucci però spezza il raddoppio, va a attaccare il ferro e prende il fallo del numero 9 Tagliabue. Per il capitano Lecchese è il primo fallo, c'è un altro cambio chiamato da Meneguzzo che gioca, gestisce una sorta di platoon system, vanno davvero in campo 10 giocatori. Ora è il momento del numero 13 Gatti, va a sedersi Bugatti che affidato all'agente speciale Touré non ha letteralmente visto palla, è stato davvero perfetta la missione difensiva di Momo che è riuscito a negare ricezione all'uomo in questo momento, le statistiche parlano chiaro, più pericoloso per Olginate. Venucci va a completare il percorso netto in lunetta, 3-3 per il giocatore di San Vincenzo, sono 5 per lui. E ora c'è il cambio di marcatura, quindi Momo Touré che va a occuparsi di Donadoni, che in effetti ha creato qualche problema con i suoi viaggi al ferro. Donadoni va da Basile. Basile che va a spalle a canestro a giocarsi l'uno contro uno con Venucci. Palleggio prolungato in avvicinamento e soluzione in semigancio trovata dal giocatore di Altamura con un importante passato in Serie 1 con Pesaro, in Serie 2 fra le altre squadre anche a Roma. Primo cambio anche in vista per Pat Baldiraghi con Nasello, Spatti che va a prendersi un'avventura, Gloria che non riesce a toccare la palla vagante, calpesta la linea di fondo, quindi c'è la corretta valutazione dei signori in grigio, quindi la rimessa è per Olginate. Cambio chiamato da Baldiraghi, va a prendere fiato Alessandro Spatti, sul perché per la prima volta Ferdinando Nasello. 12-10, 4-24 da giocare, fuori anche Tagliabue, primi minuti per il lungo di scorta, il numero 15 Alberto Bedin, giocatore che arriva da Lugo di Romagna, Pavia che va a aggredire a tutto campo con Nasello che marca faccia a faccia Manenti. C'è il primo fallo speso da Davide Liberati, primo fallo di squadra per Pavia, una spinta di
liberati sulla partenza in palleggio. Rimessa in zona d'attacco per Alessandro Donadoni, ex giocatore di Omegna, va da Basile, che lavora in palleggio, torna ancora da Donadoni, una virata, ben contenuto da Touré, va in angolo per la tripla di Gatti che sbaglia. Olginate è la terza peggior squadra per percentuale dall'arco dei 6,75, quindi sicuramente anche le scelte difensive di Baldiraghi presumibilmente cercheranno di concedere qualcosa dal perimetro. Il palleggio di Venucci che va da Nasello in arco, Gloria che va a giocarsi il mismatch. Abbiamo visto che sul cambio difensivo Gloria è finito marcato dal playmaker. Cambio chiamato da Baldiraghi, va a riposarsi Liberati dentro Mazzoleni. 7 secondi per chiudere il possesso, girandola davvero a porte girevoli sul gruppo dei cambi. Fuori Donadoni, dentro Gorreri, ex giocatore di San Giorgio. La ricezione di Venucci, marcato da Gatti, si prende un contatto, arbitri che non fischiano, e ovviamente arriva l'infrazione di passi. Contatto piuttosto evidente che i signori emiliani non hanno sanzionato, quindi Venucci è ricaduto ovviamente con palla in mano, e a questo punto ci sta la violazione di passi. 3:40 da giocare, andiamo nuovamente da Fabio. Ecco, Pavia sta pressando molto alto in questo frangente, anzi dall'inizio della gara. Ora pick and roll che non va e palla persa per Olginate, Touré rischia di perderla nuovamente ma si salva, Mazzoleni riconsegna a Touré, ci sarà un blocco alto di Mirko Gloria, blocco arriva in questo momento, Touré attaccherà in uno contro uno, scarico per Nasello, Venucci sarà costretto a forzare con 4 secondi sul cronometro. Penetrazione con due falli clamorosi non fischiati, Touré da 3 non va, e allora rimbalzo per il numero 12 Manetti. Basile proprio contro Nasello, potrà attaccarlo in uno contro uno anche se il mismatch sotto canestro è ancora più evidente, ma Olginate non riesce a far arrivare palla sotto, e allora Pavia si può ritornare con le marcature iniziali. Rimessa proprio per Olginate con il numero 15 Bedin, che consegna a Basile, tripla di Basile abbastanza aperta, il rimbalzo è proprio dello stesso Basile che sbaglia anche l'appoggio a canestro, ne esce Nasello, contropiede primario per Pavia, finta di Venucci che poi spara la tripla, non va però, e rimbalzo ancora di Basile che davvero sta correndo in questa fase il doppio degli altri. Adesso però ragiona Olginate, palla sotto con il numero 13 Gatti, uno contro uno contro Nasello, probabilmente infrazione di passi non fischiata, Basile da casa sua sbaglia la tripla, e allora il rimbalzo di Gloria, e ecco il fallo che arriva, quarto fallo per Olginate, e pubblico di Pavia davvero inferocito con gli arbitri. Dunque bonus raggiunto, o meglio dal prossimo fallo si andrà in lunetta per Pavia. Ora Nasello aspetta Venucci, blocco di Gloria che arriva in questo momento, la palla dovrebbe arrivare sotto visto il mismatch, non arriva in questo, anzi arriva in questo momento, ottimo l'assist di Liberati e ottimo il giro e tiro di Gloria. Altri due punti, 14-10. Ora gli ospiti in attacco con il numero 13 Gatti, aspetta proprio Basile, blocco di Manetti, non funziona il pick and roll, allora Bedina attacca in uno contro uno Gloria, però ottima difesa di Gloria, ricordiamo che Pavia è la miglior difesa del campionato. Nasello in uno contro uno sfrutta, prova a sfruttare il mismatch, scarico però maldestro per Gloria e palla persa per Pavia, allora si può distendere il contropiede degli ospiti. Ancora errore da sotto di Olginate che però prende un altro rimbalzo offensivo, e saranno due i tiri liberi per il numero 15 Bedin, Alberto Bedin, in classe 99. Cambio proprio per Pavia, esce Gloria, entra la Dessì sul 14-10 quando manca ormai un minuto alla fine di questo
concitato primo periodo. Bedin, come detto, avrà due opportunità a cronometro fermo. Va a realizzare con l'aiuto di ferro e tabellone il primo. Il secondo invece è sbagliato, rimbalzo di Mazzoleni. Pressione a tutto campo di Olginate, battuta abbastanza tranquillamente da Liberati. Ora Nasello per Venucci, blocco ancora di Nasello. Altro cambio difensivo, Venucci potrà sfruttare il mismatch. Finta il passaggio, penetrazione, sbaglia però il tiro. E allora Basile che spinge in transizione, lo scarico per il numero 12 Manetti, che però non riesce ad attaccare. Ora pick and roll centrale, Gatti proprio per Manetti, palla sotto, passaggio davvero orribile e contropiede di Pavia. Assist di Liberati, canestro di Venucci, altro contropiede. Venucci che ha preso anche una botta. Ora mancano 20 secondi alla fine, 16-11 per Pavia. Basile aspetta il blocco che arriverà in questo momento, ecco che arriva. Il cambio sistematico di Pavia, aveva ancora due falli da spendere Pavia, ne spende uno adesso. Entra Fazioli per dare riposo a Venucci, applauditissimo dai suoi tifosi. Sette secondi alla fine, 6-8, sì. 6-8. Sette di Venucci. Ora uno contro uno di Gatti, semivancio che non va, anzi quasi rischia di fare la frittata Pavia concedendo rimbalzo offensivo. Ecco Paolo, una Pavia che nella seconda parte di quarto ha sicuramente dato qualcosa in più. Da sottolineare i tre assist, se non sbaglio, se non erro, di Davide Liberati, che ha aperto l'ultimo contropiede di Venucci. Sì, abbiamo Liberati che ha avuto buon impatto, Pavia che per il momento non ha grandi cifre dal perimetro, 1 su 5, però sta leggendo bene. Nella seconda parte, nella parte finale del quarto, ha sicuramente sofferto le mani addosso, anche perché i signori in grigio hanno tollerato le maniere forti della difesa di Olginate, Olginate che comunque è la quarta miglior difesa del torneo, se Pavia è la prima. Meneguzzo è un allenatore che ha sempre preteso grande intensità, grande fisicità, grande presenza da parte delle sue squadre nella metà campo difensiva, e anche in questo caso abbiamo visto la scelta di cercare di andare ad oscurare molto Venucci, lavorando in costante cambio con i suoi lunghi. Diamo un'occhiata alle statistiche. Per Pavia sono 2 punti di Liberati, 7 di Venucci, 4 di Gloria, 3 di Alessandro Spatti. Per quanto riguarda Olginate, sono 2 di Basile, 1 punto per Bedin, 2 di Rattalino, 2 di Tagliabue, 4 di Donadoni. Le cifre dicono 5 su 6 da 2 per Pavia, 5 su 10 per Olginate, 1 su 5 in arco per la banda Baldiraghi, 0-6 per i ragazzi di Massimo Meneguzzo. Due squadre che sono appaiate in classifica, 8 punti. Pavia ovviamente ha da recuperare una partita, quella che verrà recuperata sempre qui mercoledì sera alle ore 20 al palestrone San Vittore con Monfalcone. Tutto pronto per ripartire, Baldiraghi riparte con Nasello De Sì, quindi coppia di lunghi con di assetto ribassato, e con Liberati, Pippo Fazioli e Mazzoleni, quindi quintetto assolutamente inedito per i Lupi Pavesi. Fazioli che lavora in palleggio, va da Mazzoleni per De Sì che si apre oltre l'arco, Nasello che va in angolo da Liberati, marcato da Donadoni, si va da De Sì che torna, ora c'è il post basso di Nasello che va a giocarsi il mismatch con Donadoni, grande la finta e il passo d'incrocio, però corta la conclusione, rimbalzo va Tagliabue, ma comunque è stato buono il movimento di Nasello. Bedin molto fuori, va da Gatti che cambia lato per la tripla aperta di Donadoni che la sbaglia.
0-7 per i lecchesi dal largo dei 6-75. Pavia che può ripartire. Liberati una mezza idea di arrestarsi e sparare da tre punti, poi invece si va a giocare l'attacco a difesa schierata. Palla nelle mani di Fazioli che attacca Tagliabue, scarica per Liberati, però Pavia che non ha ancora costruito un vantaggio in attacco. 6 secondi per chiudere il possesso, Fazioli sarà costretto a forzare, si prende una soluzione in arresto e tiro da due punti. C'è però il rimbalzo offensivo di Nasello che sfrutta il mismatch con Basile e va a convertire due punti. 18-11 segna il tabellone del palo al tre po', quindi sono 7 di margine per Pavia. Massimo vantaggio per la truppa di Pat Baldiraghi, anche se questo stacco non è stato l'optimum. Ora adesso va a spendere un fallo, aveva provato ad andare in forte in anticipo, quindi anche corretta la scelta di andare a spendere un fallo tattico, visto che si era aperta una autostrada per Capitan Tagliabue. Donadoni ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco, va da Tagliabue, l'end-off con lo stesso giocatore ex Omegna, marcato da Dessì. La partenza in palleggio, c'è però un contatto lontano dalla palla, c'è un fallo fischiato a Mazzoleni su Tagliabue che aveva preso posizione in post basso. Quindi due falli di squadra fischiati in un amen all'Omnia. Vediamo se Baldiraghi chiama sulla rimessa un cambio difensivo, potrebbe provarci con la zona 2-3, niente, si rimane uomo contro uomo. Liberati che va bene in anticipo e va molto vicino all'intercetto, in realtà poi calpesta la linea. Comunque buona l'aggressività di Liberati che è andato appunto molto vicino al recupero difensivo. Ha mangiato due secondi al possesso offensivo di Olginate. Basile col palleggio, cambio difensivo, va su di lui Dessì per Gatti che parte in palleggio, va a scagliare una preghiera, sbaglia, c'è il rimbalzo di Bedin e l'extra possesso per Omegna. Molto buona la difesa di Mazzoleni che chiude la tentativo di penetrazione di Donadoni, quindi solo 7 i secondi, rimessa in zona d'attacco per la Gordon, ma Pavia è presente in difesa, davvero molto reattivi i ragazzi di Baldiraghi. Ora Liberati che tiene la penetrazione di Gatti, c'è la tripla scagliata da Basile che sbaglia e per Basile sono 0-5 da 3 punti. Liberati che in questo momento gioca da playmaker, chiama il gioco per Fazioli, si va sotto per l'uno contro uno di Nasello che invece dà un buon pallone sotto a Mazzoleni. Buono il movimento dell'ex capitano di Desio che però sbaglia, rimbalzo controllato da Bedin, ma Mazzoleni va ancora aggressivo a disturbare la ripartenza di Donadoni che cambia il lato per la penetrazione di Gatti, una virata, si arresta, torna fuori per Donadoni, 11 per chiudere il possesso, si va da Tagliabue marcato da Mazzoleni, c'è il raddoppio di Dessì, Tagliabue che affida a Donadoni ma c'è l'intercetto e il recupero di Pavia, Baldiraghi che chiama la calma, 7 di vantaggio per Pavia, 7 per andare all'intervallo, Touré sul cubo dei cambi, Mazzoleni fuori da Pippo Fazioli che ribalta al lato per Dessì che spara da tre punti e va a realizzare. Importantissimo il canestro di Dex che ha ritrovato minutaggio importante nel match con Varese, ora va a mettere la sua morbidissima conclusione dall'arco dei 6-75 e sono 10 di vantaggio per Pavia. 7 minuti e andiamo da Fabio. Ora ottima palla sotto per Bedin che però sbaglia ancora, Nasello in contropiede, uno contro uno contro Donadoni, la virata e il canestro, ottimo canestro di Nasello e subito time out chiamato da Beneguzzo. Allora partiamo dal fare gli applausi a questa Pavia, noi sottolineavamo come l'atteggiamento è fondamentale e ora Pavia sta effettivamente giocando come deve, con intensità, con grande voglia in attacco, con presenza. E abbiamo ricordato prima essere la miglior difesa non a caso, 11 punti concessi agli avversari in poco più di 13 minuti, quindi insomma è una Pavia che sta sicuramente facendo quello che deve fare. Gli americani dicono on the same page e in effetti Baldiraghi sta riuscendo a coinvolgere tutti, abbiamo visto impatto da chiunque, impatto difensivo di Mazzoleni,
impatto di Liberati sui due lati del campo, impatto di De Sica che ha messo la tripla del più 10, scusate, impatto ovviamente di Nasello, ma questa non è una novità. Questa è la Pavia che è stata disegnata in estate, una Pavia che deve giocare con una rotazione allargata a 10 giocatori veri, e che nonostante l'assenza del nostro ministro della difesa sta davvero lavorando in modo molto molto forte nella metà campo difensiva. Olginate non è certo una squadra di attaccanti, ma in questo momento le sue bocche da fuoco sono state comunque silenziate. Ora Meneguzzo torna a schierare Bugatti, ma finora il lavoro di Pavia in staffetta è stato davvero eccellente. E anche vogliamo dire qualcosa sulla gestione del minutaggio, direi che 3 minuti e mezzo di riposo per Venucci è davvero tanta roba. Ora Basile che sotto il blocco di Bedin, ottimo Nasello in aiuto difensivo, poi commette fallo, ma è un fallo ben speso. C'è da dire che appunto Baldiraghi è stato bravo a responsabilizzare tutti i suoi giocatori, vista appunto, come ricordava Paolo, l'assenza di un giocatore importante come Benedusi. Ora rimessa per Olginate, che però è in frazione di 5 secondi, come è successo all'inizio per Pavia. Anche qui ottima la difesa dell'Omnia. Ora Fazioli a impostare proprio contro Basile, aspetta l'uscita di Liberati che arriva in questo momento, riconsegna il pallone a Fazioli che attacca in uno contro uno, ottimo il tiro, poi va un po' corto ma Nasello ormai prende tutte le carambole offensive. Aspetta, ottimo l'assist per Mazzoleni di Nasello, basket champagne se così vogliamo definirlo. Ora Basile che imposta, Donadoni riceve contro la pressione di Liberati, aspetta il blocco di Tagliabue che ritrova sotto canestro, uno contro uno contro Dessì, e altra ottima difesa di Dessì, fallo di Tagliabue. Contro Mazzoleni subisce appunto fallo, poi qualche protesta di Tagliabue che esce dalla partita. Dovrebbe essere il secondo fallo di Tagliabue. Ora Mazzoleni a incaricarsi della rimessa. Pressione degli uomini di Meneguzzo. Fazioli che però supera la metà campo, consegna a Mazzoleni, Dessì circolazione perimetrale, si aspetta Nasello in post basso, uno contro uno, mismatch contro Donadoni, dovrà attaccarlo, mamma mia, stavo dicendo mamma mia che assist, poi Dessì ha sprecato tutto e Donadoni in contropiede punisce questa disattenzione, o meglio questo errore. 25-13 comunque vantaggio per Pavia, con 5-15 sul cronometro in questa seconda frazione, ancora da giocare. Liberati aspetta il blocco di Dessì, poi trova Mazzoleni che subisce un altro fallo, ottimo l'impatto dalla panchina di Mazzoleni. Nasello che sorride per l'assist che precedentemente il suo compagno di squadra si è mangiato. Ora escono Liberati e Dessì, rientrano Touré e Gloria, applausi comunque del palo oltre Po, e rientra anche il numero Rattalino. Rattalino numero 27. Fazioli sul blocco di Gloria, ancora Fazioli per Nasello, 6 secondi alla fine dell'azione, Nasello dovrà forzare in uno contro uno in post basso, il semigancio è abbastanza morbido ma non per entrare nel canestro. Allora contropiede per Olginate che appena può spinge tantissimo sull'acceleratore. Basile sfrutta il blocco di Rattalino che non riesce però a trovare sotto canestro, e altra palla quasi persa da parte di Olginate, ma rimane proprio agli ospiti che avranno 8 secondi per concludere l'azione. Donadoni si incarica della rimessa per Rattalino, ancora consegnato per Donadoni, blocco dello stesso Rattalino, probabilmente infrazione di passi non fischiata, ma
Donadoni sbaglia la conclusione, prende però il suo rimbalzo. E allora Bugatti ancora per Donadoni, finta il tiro, palla sotto per Rattalino, uno contro uno contro Mazzoleni, semigancio morbidissimo che con l'aiuto del ferro va a realizzare. Ora Touré, rientrano poi, tra poco rientreranno poi Venucci e Spatti. Touré, un'autostrada per lui, e appoggia a canestro, probabilmente anche col fallo non ravvisato dagli arbitri. Ora è Donadoni proprio marcato da Touré in uno contro uno. Ottima la difesa di Touré, sempre molto fisica. Rattalino, ottimo canestro dalla media di Rattalino, è già il secondo per lui. Ecco, magari Pavia deve un attimo aggiustare queste due o tre cose che potrebbero farla arrivare anche a 20 punti di vantaggio volendo, perché alla fine Rattalino questo tiro ha dimostrato di poterlo mettere, Pavia deve un attimo adeguarsi. Nel frattempo tripla in transizione e realizza, time out di Baldiraghi. Sì, dobbiamo anche sottolineare i meriti degli avversari, abbiamo visto grande partita di Donadoni, giocatore che a noi fa impazzire, gli manca forse un po' di tiro da fuori, ma fisicamente e a livello di intensità è davvero un giocatore super. Non a caso l'anno scorso, a parte un problema serio fisico, un infortunio alla spalla, era un under che aveva parecchio minutaggio in una squadra assolutamente top come Omegna. Sì, Pavia ha incassato questo parziale, Baldiraghi ha immediatamente chiamato time out. Diciamo che con 7 punti di vantaggio e adesso comunque i Califfi pronti a rientrare, abbiamo visto Venucci pronto, tutto sommato forse avremmo anche sottoscritto con la vigilia la possibilità davvero di gestire in questo modo i minutaggi. Abbiamo visto un impatto importante di Nasello, se probabilmente non avessimo sprecato qualcosina, appunto tipo quel canestro fatto di Dessì, probabilmente avremmo potuto essere anche ancora avanti di 10. Però tutto sommato ci sta anche che Rattalino abbia messo questi due tiri, è comunque un giocatore che sta viaggiando in doppia cifra in questo campionato. Ora Pavia riparte con Venucci, con Touré, con Spatti Gloria e con Mazzoleni, quindi con 4 quinti del suo abituale quintetto base, 7 di vantaggio e 3 espicci per andare all'intervallo lungo. Olginate che prova ad allungare a tutto campo la difesa, vediamo se ci sarà, potrebbe essere un accenno, un giro di zona di Meneguzzo. Ora vediamo come si chiuderà a metà campo. No, in realtà segue i tagli, quindi è una difesa individuale. La penetrazione di Touré che attacca Donadoni, va a prendersi una complicata soluzione in traffico, la sbaglia, rimbalzo di Rattalino, Olginate che può ripartire, Bugatti che non rinuncia al tiro, va da Basile che lavora in palleggio, il cambio difensivo, Donadoni in angolo, ribalta sul lato debole per Gorreri che parte in palleggio su Mazzoleni, scarica per Rattalino che si prende un tiro che normalmente al di fuori di quello che è il suo raggio, del suo range abituale, e lo mette, quindi bravo lui. Sono 6 in fila per Rattalino che riporta Olginate a meno 5, 27 a 22, ora Pavia deve trovare soluzione ad alta percentuale. Touré che va fino in fondo, scivola in traffico e va a sbagliare, tiro che ci stava, Touré ha anche cercato di prendersi un contatto che non è stato sanzionato. Ora deve trovare una buona difesa la banda Baldiraghi, c'è Gorreri marcato da Venucci, Gorreri che va a sfruttare il mismatch, il giro e tiro, lo sbaglia, rimbalzo solo maglie bianche, Gloria va a spazzolare i tabelloni senza problemi, palla nelle mani di Venucci che ha spazio, visto che Rattalino ovviamente non lo marca faccia a faccia ma lo aspetta, vediamo se il giocatore di San Vincenzo andrà dentro, va a sbagliare però, Rattalino controlla il rimbalzo, parte a tutta birra e innesca Bugatti da 3 punti e questa tripla non si può concedere. Olginate a meno 2 con la tripla di Bugatti, primi 3 punti per l'esterno di Massimo Meneguzzo, 1.33 per andare all'intervallo lungo, Pavia si è un po' piantata in attacco, Touré che lavora dal palleggio, va ad attaccare, a piazzare l'arresto e tiro in faccia a Rattalino, quindi 4 per Momo, tornano 4 di vantaggio per Pavia. Basile che lavora in palleggio sul blocco di Rattalino, riapre per Gorreri che si prende una tripla cortissima, buon tagliafuori di Venucci,
e Sture che può controllare il rimbalzo, ora Spatti che ha un mismatch in post basso, ribalta per Venucci, qualche problema di controllo, poi il regista toscano torna con palla in mano, si va in questo momento da Spatti che va a realizzare una morbido jumper da due punti, mini parziale di 4-0 per l'Omnia e tornano due i possessi di vantaggio per i Lupi, 31-25, 44 i secondi per chiudere, per andare all'intervallo, altra tripla di Basile che questa volta è sfortunata, gira sul ferro ed esce, Pavia che con 36 secondi va a giocarsi questo possesso, Venucci un'esitazione, torna da Touré che attacca il centro dell'area, affida un ottimo pallone per Spatti che ha posizione profonda all'interno nel cuore del pitturato, c'è il fallo speso da Beppe Basile, 27 i secondi. Coldinate che va in bonus solo in questo momento. La rimessa Touré va da Venucci. 24 secondi, lo step back di Venucci che sbaglia, rimbalzo in attacco di Spatti, 4 in fila di Alessandro Spatti e Pavia che rimette parzialmente le cose a posto, 33-25, quindi 8 di vantaggio, 10 secondi per chiudere, la penetrazione di Donadoni che va al ferro, una finta, va con il sottomano rovesciato, pigra la difesa di Pavia in questo caso, 2 secondi, Venucci da metà campo, non riesce la magia al nostro playmaker e si chiude con Omnia avanti 33-27, quindi due possessi di margine e si va all'intervallo. Andiamo a riepilogare quelle che sono le cifre individuali. 31-25 sono due di Liberati, 4 di Touré, 7 di Venucci, 7 di Spatti, 4 di Gloria, 3 di Dessì, 2 di Mazzoleni, 4 di Nasello. Per quanto riguarda la Gordon Olginate sono 2 di Basile, 8 di Donadoni, 8 anche per Rattalino, 3 di Gorreri, 3 di Bugatti, 1 di Bedin, 2 di Tagliabue. Ribadendo il parziale a metà gara, 33-27 avanti Omnia su Gordon Olginate, andiamo a darvi l'appuntamento per la ripresa delle ostilità. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al palo oltre po' di Voghera. Due possessi di vantaggio per l'Omnia, 33-27. Buon finale di Olginate che ha trovato i primi segnali dal campo di Rattalino dopo che Donadoni comunque ha cantato e portato la croce, ha tenuto davvero i suoi in partita. Percentuali sono, dicono, 12-22 da due punti per Pavia e 2-7 da tre. 10-20 per Olginate e 2-12 da 3 punti. 19 i rimbalzi per l'Omnia, 17 per Olginate. Cosa? Un messaggio. Magari arriva anche per il shot. Tutto pronto, le scelte di Baldiraghi dicono Venucci, Touré, Liberati, Spatti, Gloria, quindi analogo al quintetto che è partito. Vediamo quelle invece di Massimo Meneguzzo, vediamo Rattalino, Donadoni, Basile, Bugatti e Gorreri. Bugatti che ha trovato una tripla sul finire del secondo periodo, ma che è stato in avvio ottimamente francobollato da Momo Touré. Ora vediamo se saranno delle variazioni nel quintetto, il quintetto d'assetto leggero scelto da Meneguzzo che praticamente schiererà Bugatti da numero 4 che infatti viene marcato da Spatti e Gorreri a giocare sul perimetro. Accendiamo i motori e partiamo, possesso è per la Gordon Olginate, il palleggio di Basile, l'uscita di Gorreri su cui lavora forte Momo Touré, ora c'è il cambio difensivo, Momo Touré si trova accoppiato a Rattalino, vediamo se andrà a giocarsi uno contro uno, invece gli tira in faccia, tira però molto corto, ma a rimbalzo lungo Bugatti si fa sentire, riapre per Gorreri, tripla e Baldiraghi che manda a quel paese palesemente Gloria, perché questa disattenzione è costata una tripla importante che Gorreri è andato ad imbucare, ora Basile chiede infrazione di mancato superamento della metà campo da parte di Venucci, ora c'è il fallo di Bugatti che
faticherà a contenere Spatti, sarà importante che Spatti vada ad attaccare il diretto avversario. Davvero sanguinoso questa dormita a rimbalzo d'attacco, perché Gorreri si è aperto da 3 punti, ha messo un canestro pesante che ha riportato a 3 lunghezze di svantaggio Olginate. Vediamo se Gloria saprà farsi perdonare. I compagni non riescono ad attivare il collegamento. 2 secondi, brutto attacco per Pavia, è costretto Liberati a forzare. Ottimo rimbalzo in attacco di Spatti. Pavia però deve giocare con più ritmo. Ora non ha costruito niente. Ora c'è l'1 contro 1 che Spatti va a prendersi sulle tacche, lavora sul perno, l'hesitation, sbaglia, Gloria va a rimbalzo, prende il contatto. Ecco Mirko Gloria che prova a farsi perdonare l'esitazione precedente andando ad imporre il fisico in questo quintetto. È chiaro che deve cercare di far valere comunque la maggiore attitudine a giocare numero 5 rispetto a Rattalino, che ha sì comunque una fisicità importante, ma probabilmente più un ala forte. Lunetta per Mirko Gloria che va a realizzare il primo tiro libero. 5° punto per il lungo di Piazza Armerina, che va per il 2 su 2 con una morbidissima esecuzione. Solo Cotone per Mirko Gloria. 35 per chi si difende, 30 per chi attacca. 8:51 da giocare in questo terzo periodo. Gorreri che lavora in palleggio, il consegnato, Basile apre per Bugatti, sotto per Donadoni che si gioca il mismatch sulle tacche, marcato da Venucci. Giro e tiro di Donadoni che però va corto, ma prende ancora una volta il rimbalzo in attacco. Va a prendersi un tiro complicato, Venucci ancora una volta. Baldiraghi imbufalito con Gloria che ancora una volta non è riuscito ad andare cattivo a rimbalzo d'attacco. Questo è forse uno dei principali difetti del lungo siciliano, quello di essere a volte un po' troppo tenero. Lavora in palleggio Liberati, 8 secondi, buono l'innesco e buonissimo l'extra pass di Alessandro Spatti che manda alla schiacciata Mirko Gloria. Quindi 4 di Gloria, 37-30, 7 di vantaggio per Pavia. Ottimo la combinazione, il gioco a 3 dell'Omnia. Basile chiude il palleggio, va da Donadoni che attacca l'area, un hesitation e poi va comodo al ferro. Doppia cifra per Donadoni, sono 10 per l'ex giocatore di Omegna. 5 di vantaggio per Pavia, Venucci va da Touré, fuori da Alessandro Spatti per Liberati. Venucci marcato faccia a faccia da Basile, c'è l'uscita forte su di lui, lo show forte di Rattalino, si va sotto la Gloria che deve obbligatoriamente andare a lavorare in avvicinamento contro Donadoni. C'è fallo di Donadoni che ovviamente per ragioni fisiche non può tenere Gloria, malgrado sia un ottimo difensore. Donadoni che va a spendere il fallo, primo fallo per Donadoni e terzo fallo di squadra per la Gordon. Rimessa di Venucci, va da Touré per Gloria, il consegnato con Venucci, su di lui c'è il cambio difensivo con Gorreri. Liberati che è clamorosamente battezzato, mette palla per terra, attacca Rattalino, va però molto corta la sua penetrazione, c'è la possibilità per la Gordon di andare in transizione che viene spinta da Donadoni. Ottimo l'innesco di Basile per Donadoni che va a realizzare, sono meno 3 per Olginate, 37-34, 7 da giocare. Liberati è andato però troppo timido e c'è la scelta difensiva di lasciargli molto spazio in arco. Touré che va a attaccare il ferro, scarica per Spatti, aperto da 3 punti, importante il tiro sbagliato, rimbalzo in attacco di Mirko Gloria, quindi possesso addizionale per Pavia. E c'è il tiro a 3 punti di Venucci che finalmente apre la scatola, 1 su 4 per lui dall'arco dei 6,75, importante il tracciante di Mattia, 10 anche per Venucci, 40-34, 6-34 da giocare e andiamo da Fabio. Seguiamo questa azione di Olginate che sta volgendo al termine, Rattalino quasi battezzato diciamo al tiro, anche se comunque Gloria c'era e stava difendendo per davvero con la mano in faccia. Palla persa di Liberati che ha calpestato la linea, ovviamente palla persa ingenua. È una Pavia diventata un po', se vogliamo definirla così, un po' molle in questo terzo periodo. Non sta trovando ottime soluzioni in attacco e in difesa si è dimenticato per 2 volte gli avversari, in particolare Donadoni che comunque sta giocando una signora partita. Ora Rattalino in 1 contro 1,
lo scippo di Liberati che poi conduce anche il contropiede. Venucci quasi canestro e fallo. Ci saranno comunque i due tiri liberi. Esce Rattalino, entra Tagliabue. Quindi cambia il lungo coach Meneguzzo. Due tiri liberi, come dicevamo, per Venucci. Il primo a bersaglio, solo retina per lui, quando mancano 6 minuti alla fine del terzo periodo. Il regista toscano che realizza anche il secondo. Ora un po' di pressione per Pavia. Olginate fatica a rimettere il pallone. Ora accoppiamento a uomo, Venucci contro Basile che lo attacca a spalle a canestro. Aiuto di Gloria profondissimo, scarico per Bugatti, la tripla per lui sbagliata questa volta e Gloria recupera la carambola. Venucci a spingere il contropiede, transizione con blocco di Gloria, forse un fallo non avvisato dagli arbitri. Liberati per Gloria, sotto c'è il mismatch per Spatti che però non viene servito, pick and roll, scarico proprio per Spatti che però sbaglia la conclusione, che si infrange sul primo ferro. E ora Basile subito a spingere, non c'è un attimo di tranquillità in questo match. Nel frattempo cambio, ci sarà un cambio nelle file di Pavia con Nasello pronto ad entrare. Tripla di Donadoni, questa volta lunga, e allora Venucci a spingere. Dai e vai con Touré, vecchia scuola, e fallo lucrato proprio da Mattia Venucci che andrà ancora in lunetta visto che è riuscito a tirare. E time out di coach Meneguzzo. Ecco Paolo, Pavia non è partita sicuramente al meglio in questo terzo quarto, ora sta cercando un po' di rimettere a posto le cose in fase difensiva per poi proiettarsi nella fase offensiva. Sì, Olginate sta comunque producendo il massimo sforzo difensivo, Pavia è stata costretta per un paio di possessi ad andare a trovare un tiro forzato sullo scadere dei 24, però sono arrivate comunque delle giocate importanti per riuscire comunque a tornare ad un margine discreto, 8 punti. Valdiraghi probabilmente adesso cercherà qualche cambio, cercherà di trovare sostanza, pensiamo da Nasello che abbiamo visto togliersi la maglietta. Importante anche che Venucci abbia trovato la prima soluzione da 3 punti, anche se Pavia sta tirando comunque molto male, 3 su 10 complessivo per la squadra di Pat Baldiraghi. Vediamo se verrà dato anche un giro di cambio a Liberati, vediamo. Rimane sul parquet Gloria, quindi Gloria più Nasello. No, gli esterni rimangono i medesimi, quindi comunque Liberati che comunque ha sbagliato qualcosa ma è stato anche generoso, importante un suo scippo difensivo. Valdiraghi ovviamente vuole cercare anche di fare in modo che il giocatore di Venturina recuperi davvero fiducia, voglia di prendersi iniziative in attacco. Due liberi per Mattia Venucci, morbidissima la soluzione del regista toscano che va a realizzare. 6-6 dalla linea della carità per Mattia, 7 su 7, giocatore che sta viaggiando con il 90% a cronometro fermo, quindi mano assolutamente torrida per lui. E ridendo e scherzando, Pavia senza fare meraviglie, comunque zitta zitta si porta a 10 di margine, 4:48 da giocare in questo terzo periodo, la penetrazione di Donadoni che va deciso ad attaccare il ferro, c'è il buon intervento difensivo di Venucci, Tonnara dalla quale esce Tagliabue, alla fine a questa lotta Venucci si ritrova con palla in mano, prova a cercare l'alley-oop con Nasello che non riesce a controllare, quindi arriva la palla persa, arrivano comunque gli applausi del palo al trepò, cambio per Baldiraghi, pronto Andrea Mazzoleni, andrà probabilmente a mettere fisicità e pressione difensiva nel suo pacchetto esterni Pat Baldiraghi, palla nelle mani di Basile, prende posizione interna ma c'è, stavamo dicendo, buona la tenuta difensiva di
Nasello, che poi però si è fatto scappare una trattenuta calcistica che gli arbitri hanno rilevato per Naso. È il secondo fallo, rimessa in zona d'attacco per Olginati, primo fallo di squadra per la Gordon, dormita di Liberati, tiro di Gorreri che però non punisce. Ora tripla di Basile aperta, sbagliata anche questa. Olginate per fortuna di Pavia sta violentando i ferri. 3 su 16 per i lecchesi dall'arco dei 65. 12 secondi, Menucci in palleggio prolungato, va da Liberati che si prende una tripla, la sbaglia. Rimbalzo comodo controllato da Gorreri, sempre 10 per Pavia, 3:44 da giocare. Basile che vorrebbe andare da tagliabue, c'è l'eccellente difesa di Nasello. Gorreri si prende una soluzione in traffico e va a realizzare. 8 i punti per l'ex giocatore di San Giorgio, 8 anche le lunghezze da recuperare. Ora Gorreri che va eccessivamente aggressivo su Mazzoleni, c'è il fallo per il numero 11 ospite. E quindi saranno due tiri liberi a disposizione di Mazzoleni, visto che gli ospiti sono da un paio di minuti in bonus. Minuti di campo per il numero 5 Mentonelli. Cambio per Davide Liberati, torna sul parquet Pippo Fazioli. Uno su 5 dal campo per Davide Liberati, due tiri liberi a disposizione di Andrea Mazzoleni, che in questo momento però è impegnato nelle operazioni di asciugatura insieme con il presidente Perruscione, col team manager Alberto Rai. Quindi quando si dice una società che non ha paura di sporcarsi le mani, a parte le battute, è chiaro che essendo ospiti non ci sono giocatori, bambini del settore giovanile che possano espletare queste importantissime operazioni di asciugatura del parquet. Mazzoleni con l'ausilio del ferro va a realizzare la prima soluzione a cronometro fermo. Terzo punto per Mazzoleni, arriva anche il quarto punto per l'ex giocatore di Desio e Ferrara. Sempre 10 le lunghezze di margine per l'Omnia, 46-36. Fallo, contatto lontano dalla palla. Storie tese fra Gloria e il numero 15 Bedin, c'è il fallo fischiato al lungo siciliano per Mirko Gloria, è il primo fallo. Si muove Donadoni, ora è accoppiato difensivamente a Nasello. Gorreri in palleggio, Donadoni marcato da Nasello. Gorreri che prende il blocco di Bedin, cambia lato per la penetrazione di Donadoni che va al ferro. C'è l'ottima chiusura difensiva di Mazzoleni e c'è il fallo fischiato al numero 15 Bedin. Al numero 15 Bedin è stato fischiato il fallo. Meneguzzo che si lamenta per un possibile contatto sulla penetrazione, sul viaggio al ferro di Donadoni. Colloquio fra Massimo Meneguzzo e i signori in grigio. Ultimi 3 giri di orologio con 2 tiri liberi a disposizione di Ferdinando Nasello per dilatare a 12 il margine dei Lupi Pavesi. Alla prossima sarà fallo tecnico per il coach milanese. Nasello che va a bersaglio a cronometro fermo. Quinto punto per il lungo senese che viene beffato dal canestro, entra e esce la seconda soluzione a cronometro fermo, quindi 11 di vantaggio per Pavia e noi andiamo in diretta con Fabio. Donadoni aspetta Bedin in post basso, uno contro uno contro Gloria, lo sposta di fisico, poi però sbaglia la soluzione e allora Fazioli aspetta il blocco di Nasello, lo sfrutta in questo momento Gloria. Circolazione perimetrale, Venucci marcato da Mentonelli, sfrutta il blocco di Gloria, si fa tamponare, quasi realizza un gioco da tre punti clamoroso.
avrà comunque due tiri liberi visto l'andazzo di questa sera, senza volergliela tirare. Sono 7 su 7 per ora. Sappiamo già che se non sarà 2 su 2 perché l'abbiamo chiamato. Esatto, colpa nostra. Mattia ci perdonerà. Ancora si asciuga il parquet. Tutto pronto allora per questi due tiri liberi di Mattia Venucci. Fallo del numero 5 Mentonelli, come detto in marcatura su di lui. Realizza il primo e 48 a 36, quindi più 12 per Pavia. E anche il secondo, quindi non tradisce il regista di San Vincenzo. Ora subito dall'altra parte Mentonelli sul blocco di Bedin, cambio difensivo e fallo di Venucci che si è allacciato a Bedin. Ovviamente non poteva fare altrimenti se non spendere fallo. Rimessa da fondo, Venucci al primo fallo, quindi nessun segnale di pericolo per il play di San Vincenzo. Ora uscita per Mentonelli, uscita a sua volta di Gorelli. Ora ancora Mentonelli per Donadoni, palla sotto, ancora mismatch e tagliabue questa volta allo sfrutta, realizzando due punti. Fazioli ora ad impostare, quindi Venucci ad agire da guardia. Nasello aspetta l'uscita di Mazzoleni che riceve in questo momento, uscita a sua volta di Venucci, blocco di Fazioli, un strano blocco di Fazioli che poi si apre da tre punti, bomba di Filippo Fazioli, 52 a 38 e questa ci voleva. Ora Pavia si è costruita un cuscinetto di vantaggio importante. Donadoni attacca proprio Fazioli in uno contro uno, quasi canestro e fallo. Fallo di Fazioli proprio su Donadoni che continua a attaccare il ferro con grande continuità. Il migliore dei suoi questa sera. Donadoni a quota 12 punti con 6 su 11 da due punti. Esce un applauditissimo Mattia Venucci. Entra Momo Touré. Cambio anche per gli ospiti. Esce proprio Mentonelli. Rientra il numero 0 Giuseppe Basile. Due tiri liberi come detto per Donadoni, il primo a bersaglio. Si deve asciugare il pallone, nel frattempo la tribunetta di Pavia che canta. Ora sono 13 punti per Donadoni, top scorer per gli ospiti, mentre Venucci a quota 16 per i padroni di casa. Donadoni raggiunge quota 14, unica pecca lo 0 su 2 per lui da 3 punti, per il resto ottima prova per lui. Cambio, esce proprio lo stesso Donadoni, entra il numero 13 Gatti. Ora pressione battuta abbastanza agevolmente da Pavia e fallo mal speso da Correri che si lamenta, ma è ovviamente era un fallo che ci stava tutto. E ci saranno due tiri liberi anche per Nasello, ora fase abbastanza spezzettata della partita. Esce proprio Gorreri, rientra Bugatti, che ora agirà da numero 3, visto che in campo ci sono Tagliabue e Bedin. Sbaglia il primo tiro libero nel frattempo Ferdinando Nasello. Il secondo invece a bersaglio, 6 per lui. E ora Basile che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria. Aspetta che Tagliabue prenda posizione sotto ma non riceve. Ora il numero 13 Gatti in uno contro uno batte Touré, fallo di Mazzoleni. Fallo abbastanza generoso per la verità fischiato dagli arbitri. Sono comunque altri due tiri liberi. Squadre che hanno ampiamente raggiunto il bonus. Ora l'arbitro prova a spiegarsi con Pappaldiraghi che annuisce.
due tiri liberi quindi per Gatti, sbaglia però il primo che si infrange sul ferro, avrà un'altra opportunità per riportare a meno 12 i suoi, realizza proprio il tiro libero, ancora pressione da parte degli ospiti, Nasello però si gira e passa palla a Ture che attacca subito in uno contro uno, scarico per Mazzoleni, a sua volta extra pass per Fazioli che fa cadere il suo diretto avversario, sbaglia la conclusione, abbastanza sfortunato il numero 33 di Pavia che poi però quasi recupera palla, Tagliabue in uno contro uno contro Gloria, fallo questa volta c'è tutto. Il fallo questa volta c'è perché ha toccato la mano dell'avversario, è un fallo ingenuo perché aveva difeso bene fino all'ultimo, poi ingenuamente ha abbassato il braccio. Si deve ancora pulire il perché. Altri due tiri liberi questa volta per questa volta per Tagliabue. Dicevamo, bisogna pulire il perché dall'altra parte però, quindi dove Pavia attacca. Primo tiro libero che non va per Tagliabue, che rimane dunque a quota 4 punti. 5 in questo momento perché realizza il secondo, ancora pressione per gli ospiti che però non sta dando frutti. Ottimo il lavoro di Nasello che fa da collante fra i tre piccoli di Pavia. Ora Touré in punta, aspetta l'uscita di Mazzoleni che non riceve, riceve in questo momento Nasello. 6 secondi alla fine, dovrà inventare qualcosa, inventa molto bene Ferdinando Nasello in penetrazione con la mano destra, 55-42, ora 20 secondi alla fine, Pavia deve difendere molto bene per rimanere a più 13, cambio sistematico su tutti i blocchi e fallo di Nasello, anche questo abbastanza ingenuo, attenzione perché Nasello si è fatto male, probabilmente una botta, si è accasciato proprio qui davanti alla nostra postazione, è costretto al cambio Baldiraghi che ricorre ad Essi. Massaggia il muscolo, molto, molto probabilmente una contrattura come ci suggeriscono dalla regia. Altro tiro libero sbagliato dagli ospiti. Basile realizza il secondo, altro 1-2. 9 secondi alla fine, allora Fazioli deve accelerare le operazioni. 5 secondi, si fa tutto il campo, lacrima che però non va, e allora si chiude così 55-43 questo terzo periodo. Ora Paolo, bisognerà valutare le condizioni di Nasello, nel frattempo Pavia è ritornata a più 12 e è riuscita a realizzare canestre importanti in fase offensiva e in difesa sta comunque continuando a stringere le maglie. Sì, hai assolutamente ragione, continua la progressione, 11 punti concessi nel primo quarto, 16 nel secondo, 16 concessi nel terzo, quando invece il nostro fatturato è comunque decollato a 22, quindi la solita Pavia che parte dalla difesa, che tiene sempre, che tiene i contatti, che tiene sui cambi difensivi, che rende davvero difficile la vita agli attacchi avversari. Ora davvero siamo preoccupati, c'è stata una botta sicuramente alla tibia per Nasello, poi il muscolo probabilmente si è contratto, ora naso che è molto dolorante, vicino alla nostra postazione, il fisioterapista Mura che gli applica una fasciatura. Andiamo a dare un'occhiata alle statistiche, per Pavia sono 3 di Fazioli, 4 di Mazzoleni, 4 di Touré, 3 di Dessì, 8 di Gloria, 2 di Liberati, 8 anche per Nasello,
16 per Venucci, 7 per Spatti. Per quanto riguarda la Gordon Alginate, sono 3 di Basile, 1 di Gatti, 5 di Tagliabue, 3 di Bugatti, 1 di Bedin, 8 di Gorreri, 14 di Donadoni, 8 per Rattalino. Tutto pronto per ripartire, si alza la panca Nicolas Dessy. Adesso gli arbitri ovviamente chiedono a Nasello di spostarsi. Adesso presumibilmente ultimate le operature di fasciatura, poi Nasello verrà spostato dietro la nostra postazione. Il giocatore con le mani sul volto, quindi sicuramente forte in questo momento il dolore per Naso, che è un giocatore che comunque ha una soglia di sopportazione piuttosto alta, quindi... Stiamo a osservare intanto squadre che riguadagnano il centro del parquet, quindi Baldiraghi riparte con lo stesso quintetto, ora una fasciatura rigida applicata alla coscia, Naso viene aiutato a raggiungere la panchina, Dessy quindi per Nasello, quindi coppia di lunghi assolutamente atipica, Dessy più Spatti, Fazioli in cabina di regia, Momo Touré e poi Andrea Mazzoleni. Una scelta difensiva di Massimo Meneguzzo, rimane una difesa faccia a faccia, Tagliabue con Mazzoleni che ora lo attaccherà dal palleggio, lo batte, scarica per Dessy, buono l'extra pass per la tripla aperta di Fazioli che va a realizzare 6 punti per Pippo Fazioli, che ha ritrovato feeling con l'anello. 58-43, sono 15 di vantaggio per Pavia. Bugatti che batte Mazzoleni, che però buono il rientro difensivo per l'Ecdesiano, ora Pavia può andare in transizione, la spinge Fazioli, poi invece decide di giocare a metà campo, Mazzoleni aperto in arco per la tripla, corta, rimbalzo controllato da Tagliabue, Basile che può ripartire da un buon pallone per il taglio backdoor di Bugatti, però ancora una volta la difesa di Pat Baldiraghi, chapeau davvero a Mazzoleni che è rientrato ed ha costretto Bugatti all'infrazione di doppio palleggio. Bugatti che aveva mezzo metro di vantaggio, ma Mazzoleni con un gran rientro difensivo è riuscito comunque a mettergli in qualche modo pressione, a obbligarlo a questa infrazione. 15 di margine per Omnia, avanti 58-43, 9 tondi per andare alla sirena di fine partita, partenza in palleggio, attacco al ferro di Fazioli che subisce il fallo da Basile. Meneguzzo che reclama il secondo di Basile, Meneguzzo sostiene che il regista di Altamura avesse le mani sul cuoio. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, Fazioli va da Mazzoleni per Nicolas Dessy che va a piazzare il blocco per Mazzoleni, buona la virata, molto buono il passaggio di Mazzoleni, ottima la lettura di Mazzoleni a premiare il taglio di Dessy, quindi saranno 2 tiri liberi per il giocatore del 98, ex Valsesia, cresciuto nelle giovanili di Treviglio del club Orobica Bergamo. Dessy che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo, Dessy è giocatore con una mano davvero morbidissima, quindi abbastanza inedito questo errore, va per il secondo e va a realizzare, quindi sono 3 punti per l'under pavese e sono 59-43 per i lupi di Pavesi, 4-0 ora, primi punti in questo ultimo periodo, ora cambio difensivo, è zone press chiamata da Meneguzzo, sembrerebbe una 2-3 a metà campo, vediamo se poi ha adattamenti, no, sembra una zona liscia, quindi dovrebbe essere 2-3, vediamo se Fazioli la fa saltare subito, sbaglia, rimbalzo controllato da Gatti, immaginate che può ripartire. 59-45, 8 minuti da giocare, Gatti con palla in mano, non viene premiata la posizione interna di Bedin, Gatti va da solo in penetrazione ma sbaglia il suo viaggio al ferro, vabbè che può ripartire, sì effettivamente è zona fronte pari da attaccare per Fazioli che va da Momo Touré, palleggio arresto e tiro, specialità della casa, questa volta sbaglia il giocatore di Angera, pronto sul cubo dei cambi Mattia Verucci, palla nelle mani di
Adesso Donadoni che va al ferro, una finta, l'infrazione di passi, è la classica giocata di Donadoni, anche nel corso dei primi 20 minuti un paio di volte gli è stata condannata dai signori emiliani, questa volta invece è stata fischiata. Fuori Bedin, dentro Rattalino, dentro Venucci, fuori Mazzoleni per l'Omnia Pavia. Tanto proseguono le cure di Riccardo Mura, nostro fisioterapista, a Ferdinando Rasello. Pavia che supera la metà campo, palla nelle mani di Mattia Venucci, seguiamo questo possesso, poi andremo da Fabio. Venucci con palla in mano, 10 per chiudere il possesso, da Dessì che affida a Fazioli, Pavia che non ha costruito nulla, ora Fazioli costretto a partire, lancia in resta, pallone che viene toccato, palla persa, Bugatti che va a sfondare, buona la posizione difensiva di Venucci, quindi recupero difensivo per Venucci, fallo in attacco di Bugatti ed è il quinto fallo per Bugatti, davvero prestazione molto negativa per Bugatti che chiude con 3 punti, 1 su 3 dal campo. Giocatore che era assolutamente in striscia, ha fatto un gran partita contro nella vittoria di Olginate contro Vigevano. Allunga ancora una volta a metà campo la zone press, Massimo Meneguzzo, dentro Liberati per Pavia che ha cambiato Fazioli, ora tripla aperta, Liberati rinuncia, ritorna fuori, buona circolazione perimetrale per Pavia, Touré attacca il ferro, ribalta per la tripla di Mattia Venucci che addirittura con l'ausilio della tabella va a realizzare, di solito la classe pura del giocatore toscano non ha bisogno di queste addizioni, ma ci prendiamo volentieri tutto. Sono 19 per Mattia, 62 a 45, ancora buono il raddoppio difensivo di Pavia su Donadoni, lo scarico per Rattalino che va al ferro, sbaglia, c'è il fallo fischiato ad Alessandro Spatti. 6-21, dai 2-4-5 recita il tabellone elettronico del Palo Trepò. Tiri liberi a disposizione di Rattalino che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo. 7-2 il parziale in questi primi 3 minuti spicci, 0-2 per Rattalino, rimbalzo controllato da Dessì e andiamo da Fabio. Sì, non avevo ancora finito di dire che Venucci ci ha abituato alla situazione difensiva, ovvero sia agli sfondamenti presi quest'anno, che ha piazzato una bomba clamorosa con l'aiuto appunto della tabella. Ora Touré sbaglia la conclusione, rimbalzo degli ospiti che corrono in contropiede con Gatti, cancellato completamente da Spatti Dessì. Rimessa però ancora in fase offensiva affidata a Donadoni. Si deve asciugare ancora il parquet ed è così. Preparatore atletico Alessio Firullo che si incarica delle operazioni. Manchiamo io e te, Fabio. Sì, poi esatto. Hanno asciugato tutto. Io e te e Baldirà. Ci inventeremo qualcosa, dai. Rimessa, come detto, per gli ospiti. Ora Basile aspetta il blocco di Rattalino, attacca e scarico per Gatti, tripla di Gatti, 62 a 48, con 5 e 40 da giocare. Ora è Venucci, ecco, è una zona che poi si adegua a uomo fin da subito, infrazione di passi abbastanza banali di Mattia Venucci. Rimessa per Olginati che può rifarsi ulteriormente sotto, anche se il divario dice 4, più 14 per Pavia. Basile sul blocco di Rattalino attacca ancora in uno contro uno, non riesce a creare vantaggio, allora Donadoni sfrutta il blocco di Rattalino per la tripla sbagliata e Venucci lotta come un leone e recupera anche il rimbalzo, spinge direttamente lui in contropiede, Touré si affida a Spatti, spalla canestro, uno contro uno, passo e tiro, mamma mia, Alessandro Spatti
con una giocata davvero importantissima. 64-48, timeout di Meneguzzi, che ferma prontamente la partita. Adesso con il rientro in campo di Venucci si è vista sia in fase difensiva che in fase offensiva un qualcosa in più da Pavia, che sta tentando in tutti i modi di chiudere la contesa. Sì, Venucci ovviamente ha portato la sua qualità al di là della bomba con un pizzico di aiuto della fortuna. Abbiamo visto buone giocate in attacco, ma la cosa che ancora una volta ci piace davvero moltissimo è la voglia sempre di lavorare. Abbiamo visto dei recuperi difensivi con avversari che erano in vantaggio, abbiamo visto situazioni di contropiede primario in cui c'è stato il rientro, abbiamo visto la chiusura prima di Dessì. Cioè, credo che la notizia più importante di oggi sia davvero questo platoon system e questa intensità difensiva che Baldiraghi ha trovato praticamente da tutti. Abbiamo visto Venucci andare a rimbalzo contro due lunghi e tenerla con estrema cattiveria. Ecco, questa davvero è la nuova faccia di Pavia. Pavia che non ha mai avuto momenti di esitazione, anche quando Olginate comunque è tornata a rosicchiare qualcosa. Non stiamo parlando ovviamente di questo quarto periodo, parliamo ovviamente di situazioni pregresse. Anche quando Olginate ha provato a rosicchiare qualcosa, Pavia con grande calma comunque è riuscita poi a ricostruirsi vantaggio con queste giocate di volontà, di energia. Quindi a dimostrazione, come Baldiraghi sostiene all'inizio dell'anno ovviamente, che, e come gli americani sostengono da tempo, poi insomma l'attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa poi fa vincere le partite. Palla per Gatti, che supera la metà campo. Cambio difensivo marcato da Spatti. Basile si stampa sul blocco Liberati. C'è una tripla di Gatti storta. Rattalino che va a raccattare una palla vagante. Ancora Gatti che si butta dentro e va a realizzare. Baldiraghi che caccia un urlaccio a Gloria, che in effetti si è addormentato. Ora palla persa di Liberati e layup comodo per Mirko Gloria. Scusate, layup comodo per Basile. Mini parziale di 4-0 per Olginate, 6-4-5-2, 12 di vantaggio per Pavia, che ovviamente non deve poi perdersi in questi eccessi di confidenza. Un mancato rimbalzo, una brutta palla persa. Ora Rattalino che spende fallo con un'ancata su Venucci. Quarto fallo per Rattalino. Rimessa in zona d'attacco per Pavia. Liberati con palla in mano, prende il blocco di Gloria. Va da Spatti che torna da Venucci. Gloria avrebbe posizione profonda, non riesce a sfruttare a rimbalzo d'attacco il mismatch con Basile. Donadoni che si fa tutto il campo, poi scarica a Tagliabue, fuori da Gatti, marcato da Liberati. Rattalino che ribalta per Tagliabue, il consegnato a Donadoni che chiude il palleggio, va da Basile, soluzione da due punti del playmaker pugliese, sbaglia per una volta, però Spatti che non riesce a mantenere il controllo, poi si tuffa su Rattalino. C'è il fallo di Spatti e Baldiraghi ha visto abbastanza, cambia uno dei suoi lunghi, dentro Nicolas Dessì, ovviamente cambio punitivo per Mirko Gloria. Siparietto tra Baldiraghi e Gloria, ma il coach pavese ha tutte le ragioni di fare la faccia cattiva. Dessì va subito cattivo in anticipo. Gloria è stato davvero troppo tenero a rimbalzo e Pavia non può permettersi nulla, deve avere la faccia cattiva dal primo al quarantesimo, e chi non si adegua ovviamente sta seduto. La penetrazione di Donadoni, la chiusura di Touré. Donadoni che ha l'ennesimo tiro complicato. Dessì va molto bene, molto determinato, e Baldiraghi ancora una volta dice a Gloria così si fa, quindi davvero sergente di ferro come nelle migliori occasioni il nostro Pat Baldiraghi.